Ma allora, la situazione oggi rispetto a questo particolare modo o ambito del giornalismo è abbastanza complicata rispetto a qualche anno fa. Cioè, in realtà c'è una serie di fattori che rendono sempre più difficile e anche pericoloso il fatto di cercare di raccontare un conflitto, nel senso che a tutto quello che già in qualche modo esisteva come difficoltà nel giornalismo cosiddetto di guerra o l'inviato insomma che lavora in un conflitto, dentro un conflitto, che è la pericolosità, la difficoltà di muoversi in un ambiente dove ovviamente non è facile avere informazioni neutrali, dove è difficile tutto, anche spostarsi, qualunque cosa diventa molto complicata, ma oltre a quello che era già la difficoltà e la particolarità, oggi c'è una situazione, come dire, che viene influenzata da quello che è il mercato dell'informazione. Ora, qual è il punto di collegamento tra il mercato dell'informazione di Trenitalia e chi parte poi per raccontare la guerra in Yemen, in Somalia o qualche altra? E il problema è che per lo più, cioè, la tendenza attuale è che si tagliano i fondi per gli ambiti più costosi e meno, come dire, di informazione popolare, ecco, quindi l'inchiesta, il reportage, gli esteri e dentro questa categoria il giornalismo di guerra, comunque, che racconta il conflitto. Si tagliano i fondi, nel senso che il giornale tratta di meno e dedica meno risorse umane ed economiche. Inoltre, abbiamo un numero dei cosiddetti giornalisti che stanno in redazione, quelli che ormai li chiamiamo i garantiti, che sono sempre più bloccati in redazione, nel senso che escono sempre meno perché sono di meno e hanno per lo più compiti di desk, come si dice. E quindi chi è che parte poi alla fine? Per lo più partono freelance, quindi sono. Con una battuta si diceva con un collega in questi giorni, gli inviati nel sud del mondo e anche quelli che si occupano di conflitti ormai devono appartenere a due categorie, o ricchi di famiglia o gente disposta, come dire, a fare una vita di stenti. Adesso ovviamente la esagero, ma in linea di massima è così, cioè in realtà chi parte sono figure spesso esterne al giornale, che non avranno assicurazione, non avranno risorse economiche di sicurezza, perché è fondamentale anche avere risorse economiche di sicurezza quando si muove, non avranno i mezzi, non avranno quello stesso appoggio che ha l'interno, l'inviato rispetto alla propria testata e quindi si muoverà per come può e per i punti d'appoggio che trova, come ormai vedo quando faccio qualche viaggio, che sono una ONG, una missione, un missionario, che ne so, una rete che si è creata prima, che, come dire, ha come conseguenza due cose. Uno, che è un modo di lavorare che spinge il giornalista a rischiare molto di più, cioè io devo portare a casa il risultato. Il fotografo deve avere quella foto, perché se non ce l'ha, dato che nessun giornale prende impegni, può dire peccato, mi sembra che il servizio valga, insomma, la spesa. Quindi in realtà quello che succede è che rischiano di più. Io non appartengo alla categoria dei freelance, quindi come dire, da questo punto di vista mi rendo conto che sono privilegiato nel contesto attuale dei colleghi che si muovono. Però la tendenza generale è questa. E l'Italia, a differenza di altri paesi, non è riuscita a creare un equilibrio, cioè la Francia, anche altri paesi, anche il giornalismo anglosassone, ha da molto tempo ormai la figura del corrispondente o comunque dell'inviato esterno al giornale, che però
sta là. Come dire, ha una, o oh, addirittura sta nel territorio, nel paese da cui scrive, o viene mandato con garanzie e con, come dire, un compenso adeguato, con la certezza di essere pubblicato, quindi, come dire, con rapporti che sono comunque regolari, regolarizzati. L'Italia ha la carne da macello, tanto per la conferenza stampa in comune a Trento, quanto per mandare qualcuno in Somalia. Ovviamente non va bene per la conferenza stampa a Trento, dove magari il giornalista prenderà 2 euro, 5 euro per le 20 righe della notizia, ma tanto meno va bene per quello che ti, a cui dici sì dai vai, poi quando torni dalla Somalia vediamo cosa hai portato a casa. E questo è estremamente rischioso. E se vogliamo continuare ad avere un'informazione insomma, approfondita e nello stesso tempo avere dei giornalisti che possono realmente occuparsi del conflitto, raccontarlo con la serenità di chi sa che sta lavorando in condizioni di sicurezza economica, di sicurezza personale, eccetera, bisogna cambiare strada. Mi spiace di essere pessimista, però al momento è una strada che non vedo per tante ragioni che in 2-3 minuti non si possono sviluppare, ma che non lasciano presagire nell'immediato niente di buono.